Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Bakery Simulator, un gioco che mi è stato inviato poco tempo fa ed è un gioco in uscita a maggio del 2022. Quindi non so dirvi ancora il prezzo perché il gioco deve ancora uscire e non so dirvi se uscirà in Early Access o meno perché sul sito non viene detto. Siamo alla build 0.15 e mentre provavo questo gioco è successa una cosa, penso che una tra le peggiori. Ci sta che il gioco non sia completamente in italiano, come vedete qui, e alcune fasi del tutorial vengano date in inglese, ma non in francese. Mi ha irritato tantissimo sta cosa. Infatti, il tutorial me lo sono giocato in inglese, poi ho detto vediamo di. Perché è abbastanza rigido, era abbastanza legnosetto. Ma il gioco non è male. Lo cominciamo o lo continuiamo, insomma, cercando di capire quali sono le features principali. Il gioco prende molto, a parte questi errori sulla sinistra del motore di gioco, che non sono errori, sono. Qua esce un messaggio che dice c'è l'anti-cheat. Che cacchio serve un anti-cheat in un gioco di cucina? Ma va bene. In sintesi, che cosa si può fare? Si può andare a vedere ogni tipo di ricetta, andare a vedere, vabbè, tutto quello che si può avviare anche premendo tab. Quindi praticamente abbiamo la possibilità di vedere le nostre scorte, quindi dovremo ordinare tutti i vari ingredienti per la nostra pasticceria, panetteria, insomma. Dovremo produrre un po' come funziona su Cooking Simulator e poi dovremo spedire e saremo noi a guidare, però pare si possa prendere anche un corriere che poi consegni in futuro. Vedete, esce in francese. E praticamente premendo il tasto U possiamo diciamo aggiornare i nostri equipaggiamenti, la nostra strumentazione, perché in città, andando avanti, qua poi possiamo vedere la mappa, arriveranno delle nuove pasticcerie, dei nuovi panetterie, quindi ci creeranno della concorrenza. Abbiamo anche modo di andare in personalizzazione, andare a potenziare le varie attrezzature che abbiamo all'interno del nostro laboratorio, ma chi se ne frega, torniamo, usciamo da questa modalità e andiamo a vedere il primo ordine della giornata. Iniziamo un nuovo giorno. Abbiamo una pasticceria in 5 minuti, cioè praticamente noi dobbiamo fare 5 panini in 5 minuti. Boh, ci proviamo. Si può chiedere il rinvio, si può chiedere tempo bonus, perché se arriviamo in ritardo veniamo pagati meno. Ok, abbiamo in questo punto, dobbiamo aprire, abbiamo 8 minuti però per farlo. Apriamo il libro delle ricette. Questi qui vogliono il pane, credo. Che cacchio ho accettato io di ordine? Il pane, ok, e ci viene caricato qua. Prendiamo la nostra ciotola. Se sbagliamo ingrediente possiamo buttare l'ultimo ingrediente. Il brutto è che se prendiamo per dire un ingrediente sbagliato il burro, ci resta tutto sporco di burro, anche se l'abbiamo pulita e lascia le macchie in giro, insomma. Allora, dobbiamo prendere il lievito. In basso a sinistra vedete che c'è il dosimetro, insomma. Dobbiamo mettere 10 di lievito, quindi prendo la paletta da 5 e faccio 1 e 2. Ok, ora 100 ml di latte, quindi vado a prendere questo. 100. Già preso tutto. Adesso no, di acqua, scusate. No, di latte. E dobbiamo prendere anche 100 d'acqua. Quindi prendo anche l'acqua. No, mannaggia, l'ho buttato, sbagliato. Butto l'acqua. La riprendo. 100 e 100 di latte. Perfetto, vedete che si è espanso il tutto, ho buttato via tutto, quindi riprendo il lievito e abbiamo 5 grammi di zucchero. Prendo il dosino da 1 per lo zucchero, così vi faccio vedere. Allora, sugar 1, 2, 3, 4, 5. È tutto pronto, manca la farina, quindi la farina è wheat flour e la farina 250 grammi, quindi prendo la paletta da 50, faccio 1, 2, 3, 4 e 5 e abbiamo tutto. Ora dobbiamo girarla per 20-30 secondi, quindi mettiamo tutto all'interno di questa macchina e premiamo. Sì, poi escono anche questi log dei giri, però insomma, impasto tenendo premuto possiamo accelerare, ma il rischio è quello di mandarlo in surriscaldamento, cosa che abbiamo fatto. Ok, dai, abbiamo quasi fatto. No, quando lo potenziamo
Vai nel surriscaldamento, infatti se tengo premuto per un po' poi smette di andare. Ok, abbiamo fatto, aspettiamo che si fermi. Prendiamo la nostra, il nostro impasto. Che mi hai capito? Ok, sì. Lo mettiamo qui e iniziamo la lavorazione. Quindi dobbiamo fare, e credo siano pagnotte, credo. Quindi dobbiamo, opa, ok, stoppare al punto giusto. 2, 3, 4. E dobbiamo andare adesso a posizionare il mouse in modo da posizionare questo in questo mini gioco, o banalotto, insomma. Però devo, ok, che equivale praticamente a fare la pallina. Ok, li abbiamo fatti. Ora dobbiamo metterli sul vassoio. Quindi prendiamo uno. Perché non me lo mette? Uno. Cioè, l'idea di base è molto buona, eh. Solo che mi fa innervosire il fatto che a volte non punti. Cioè, sono quei giochi in cui non è una. Cioè, servirebbe una via di mezzo tra una cosa del genere e un cooking simulator. Un cooking simulator è fin troppa libertà, infatti si creano disastri, ma è anche quello il bello del gioco. E questo invece è tutto a. Ok, e qua si può tenere d'occhio quanto manca. Ovviamente si può sempre decidere di pagare per saltare il tempo, però quello potrebbe costarci molto caro. E quindi adesso aspettiamo. Aspettiamo, e per non farlo bruciare, spero che il pane sia giusto, ma dovrebbe essere perché ce ne hanno ordinati 5. Partita questa immagine, quindi possiamo anche aprire e vedere lo stato di cottura. Dobbiamo metterli poi nella famigerata cassetta del panettiere. Perfetto, tolgo, metto qui e poi metto i panini, le micchette. E poi nel tempo è compreso anche appunto la consegna. Quindi adesso prendiamo questa, andiamo qui e usciamo e andiamo a consegnarla. Il sistema di guida è come un gioco di guida arcade degli anni 90, quindi nulla di che, ma cosa che si avvicina sempre a giochi di questo tipo. Però, come potete vedere poi anche dagli screen su Steam, diciamo che è un po' comune a questi tipi di giochi. Alla fine non è un guidatore simulator. Vedete, qua abbiamo la mappa, possibilità di richiesta di rinvio se siamo in ritardo, ripristino la posizione e poi rifiuto dell'ordine. Bisogna calcolare anche le strade chiuse perché sulla mappa sono segnate alcune strade chiuse. Qua dobbiamo andare nella via, abbiamo ancora 3 minuti, un patrimonio di 3 minuti e poco altro. Non c'è un'inerzia pazzesca qua. Dobbiamo metterci perfettamente all'interno, vedete che cambia colore, premiamo R e abbiamo l'invio con il guadagno di 60 dollari. Facciamo livello 1 e abbiamo le ricompense, il pane d'oro, lievito madre, capienza terrena più grande. Ok, abbiamo sbloccato anche un po' di obiettivi Steam, si torna in panetteria. Pronti per il prossimo ordine. In pratica abbiamo collaborato con un delivery che era il pane in 5 minuti. Vuoi controllare gli ordini e iniziare un nuovo giorno? Ci abbiamo in un giorno prodotto 5 panini. Direi che non è male. Il risultato non è male. Allora, fatemi vedere. Il forno lo si potrà potenziare col tasto U. Sul forno semplice, temperatura 200 gradi di proprietà. Ok. Se io cliccassi su personalizzazione posso andare a. No. E praticamente vedete che col tasto 4, 5, 6, 7 vado ad accedere a tutte le funzioni, tra cui anche l'H che è lo strumento, insomma, i macchinari, mixer industriale, il vecchio forno, forno a rack, classico per le grandi produzioni, forno industriale, divisore di pasta, cioè. C'è tantissima roba, cioè può essere riduttivo farvi vedere solo il pane. Infatti è un gioco che andrà preso in mano prossimamente. Pasticceria, 8 di pane in 5 minuti, confermo. Quindi io clicco lì, mi compare la ricetta, prendo la terrena qui, vado a fare, mi calcola già le quantità giuste, quindi facciamo 400 di farina. Ok, 160 d'acqua, faccio
1, 2, 3, più 1 da 10, ok, il latte 160, 160 facciamo a 20, ok, il lievito 16, quindi facciamo 5, 5, 5, 1, 5, 5, 5 e 1, ok, manca lo zucchero, 8 grammi, posso fare 8 click, ok, abbiamo tutto pronto, la rimettiamo nel mixer, avvia il mixer e si impasta, stiamo andando più spediti di prima sicuramente, posso appoggiare qua, se tengo premuto dovrebbe surriscaldarsi, però è bello l'effetto proprio della farina, si sporca proprio, è realistica come cosa. Ok, abbiamo fatto, prendo la mia, ok, butto qui, butto là e inizio a farmi gli 8 panini, paniotte, queste, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perfetto, andiamo a farle ora, 1, 2, 3, beh, basta, un panino non è... Non è complicatissimo, insomma, magari poi diventerà difficile fare altri tipi di cose, tra cui torte e balle varie. Continua. Ok, dovremmo aver finito. Manca l'ultimo, infatti. Eccolo lì. E abbiamo fatto gli 8 panini. Vediamo se ci stanno su una teglia sola. Cosa che mi manda in bestia, che devi essere proprio in un punto preciso per poterla posizionare, se no non la posiziona. E noi non siamo qui a giocare, noi siamo qui a fare... Che cacchio di... Ok. È la cosa che mi fa perdere più tempo, cioè... Vabbè. Credo mi serviranno due teglie qui, perché ce ne stanno solo 6, quindi dovrò metterne 2. Tanto nel forno ce ne stanno 2, quindi vado via abbastanza tranquillo. 1 e 2, 8 di pane. E dico per fortuna... Vai, ok. Ok. Per fortuna che un minimo di tempo ce l'ho per... Non credo di poter buttare tutto direttamente qua, devo metterli uno a uno, uno a uno. Beh dai, siamo ormai al 75%, ormai ce l'abbiamo quasi fatta. Ormai 8 panini, 5 panini o i 3 panini del tutorial ormai sono uno scherzo per noi, ma così almeno impariamo bene. Ok, perfetto. Questo è un forno con cui non si può comunque pretendere di andare avanti. Press me boost. Ah, ok, se siamo in ritardo. Ma il pane è molto, molto bello, devo dire, come fatto. A livello di grafica non è assolutamente male. No, lascialo lì. 6 minuti, ci abbiamo messo di più a fare 5 panini che farne 6. Va bene, andiamo dai. Spostamento in città, andiamo. È un po' limitante come cosa, nel senso che non abbiamo modo di vedere tutto l'edificio, di uscire, c'è questo intermezzo, l'auto che viene spawnata. Però vabbè, intanto è in fondo alla strada adesso. Giriamo a sinistra. E sulla sinistra troveremo il nostro socio che ci ha comprato ben 8 panini. Lavoro con cui paghiamo i dipendenti. A 8 panini li avremmo pagati 2 euro. Ma noi basta poco per vivere. Perfetto, consegniamo $90 e sono anche strapagato come pane. Comunque livello 2, siamo a reputazione 2, abbiamo ricompensa, abbiamo la pagnotta antiquata, pagnotta d'argento, pagnotta del contadino, farina integrale, più 300, carina come cosa, torna alla panetteria, perfetto. Vedete anche qui dalla schermata ci sono tante cose, cioè si può evolvere veramente tanto la... Ma mi domando, adesso non vorrei fare una gaffio, ma se si potesse togliere... Mamma mia francese! No, non c'è una spunta da togliere, ma vabbè. Si è aggiunto la farina di segale, la farina integrale,
La ciotola è diventata più grossa, si è aggiunto l'olio, l'avevamo già, il sale. Vabbè, intanto vediamo qua. Qua abbiamo la mappa, cambiano ogni volta, ogni giorno cambiano i blocchi stradali. E qua abbiamo un altro ordine e guardiamo subito che cos'è. Dobbiamo fare due ordini, pagnotta antiquata e pane d'oro. Vabbè, questo ci penseremo. Intanto Bakery Simulator era questo, ve l'ho fatto vedere, l'abbiamo provato. Criticità, allora, c'è un po' da abituarsi a questa rigidità del posizionare le cose, ma è carino. Non so quanto possa durare, ma guardando anche gli strumenti che ci sono, c'è veramente tanto da fare, perché ho visto che poi si può espandere anche la dimensione del laboratorio. Resta comunque un gioco per appassionati di simulatori di vita, di professione e cose di questo tipo, perché vedete anche qui non so cosa serva. Ci sono i vassoi, cioè si fa sempre la stessa cosa, diverso. Ci si mette alla prova. È il classico gioco dove ho 20 minuti oppure ho noia, aspetto per andare a dormire, mi gioco qualcosa di rilassante, gioco a questo. Ecco, questo un po' come mi dava il Car Mechanic Simulator. Quindi non è un gioco, non è male, è sicuramente meglio dell'altro che avevo provato, dove si faceva il pane in live, che era molto più basilare di questo. Questo non è male, può uscire un bel gioco. Ora attendo anche il vostro parere qua sotto nei commenti. Alla prossima e ciao ciao!